E ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo come vedete con la webcam su Until Dawn. Ho notato che ci vuole la webcam per forza per vedere gli spaventi e i salti che faccio dalla sedia, quindi continuiamo. Ho lo schermo qua sopra io praticamente, quindi se mi vedete vedere là non è perché sono spastico. Allora, vediamo che cosa succede. Siamo con Mike, giusto? Mi ero dimenticato. L'inquadratura non aiuta per niente perché mi dà fastidio questi cambi di inquadratura e questa visuale così. Però, vabbè. Se vedete un po' di sfarfallio e luci. Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Ok. Ok. Ok, devo girarlo. Dai, come cazzo? Oh mio Dio, veramente perfetti! Siamo tipo la coppia perfetta! Wow! Sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano, magari riesci a farmi un look nel cavallo. Ok. Ci sto. Sono simpatici però, dai. Dobbiamo dirglielo questo. Vediamo in giro. Ok, non c'è nulla che brilla, ok. Fuori si gela! Beh, ci sono io per questo. E come pensi di fare? Ho un paio di idee. Curiosone, questo lo posso disattivare. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Che gli dico? Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Che è stata quella botta? Cazzate. Ho sentito di... Aggiornamento è stato. Carità. Diminuito il rapporto con Matt, anche se parliamo male di Emily, ok? Anche Matt lo sa che è una cagacazzo Emily, quindi non capisco il motivo. R2. Ah, credo manchi l'elettricità. Te l'avevo Josh, mi ha detto, parlato di un Josh. generatore. Il capanno. Qua è il capanno, il famoso capanno. Questo è il suo capanno, giusto? Un totem. Mike, non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di Jenny? Che Cos'è cazzo è il Jenny? Jenny? Pericolo. Brutto. Quella è Ashley con un pagliaccio. Ok, vediamo. Ok. Boom! Bel colpo, Figo. Mikey. Devo fare così. Non va bene. Proviamo. È Wow, fighissima sei sta un cosa. mago! Mannaggia la mano. E vabbè, iniziamo con i jumpscare. Voilà! Il cancello si apre. Non male, vero? Sì, davvero, è stupendo. Oh sì, ho un sacco di successi. Ok. Un attimo ragazzi, faccio una story. Ok, ci risiamo ragazzi. Ho risposto un attimo ai messaggi che mi avevano dato per disperso. Sei Probabilmente. emozionato? Perché a No, sono vederti non sembri. commozionato. Adesso sono proprio su di giri. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Ma sta musica?
Dai, muoviti però. Per Anna e Beth? Pensavo avessero ripetuto. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso hai brividi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Ok, la relazione con Jess sta andando avanti, meno male. Non vorrei essere in guastafeste a farli lasciare. Fino ad ora è andato tutto ok. Quindi, boh, Totem non se ne vede. Porco di... Hai sentito? Ho sentito qualcosa. Sì. Ok. Iniziamo a cagarci addosso. Iniziamo a cagarci addosso. Oh, cazzo. Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. No, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Sai cosa? Fanculo. Siamo avventurosi. Noi troppo... Jess! Tutta cogliona, cazzo! Ehi, hey, Jessica! Sì, ehi, hey, sto bene. Porca troia, mi è preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Non lo so, qui sotto non vedo quasi niente. Salto giù. Ok, vengo io da te, stai ferma. Ehi, tesoro, mi aiuteresti a spostare il carrello? C'era qualcuno dietro. Bene. Dammi una mano a spostarlo, dai. No, la batteria del controller. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Che porcellino. Non era il momento adatto a scaricarsi. Dai! Zippati! Ok. Devo stare attento mo quando giro e faccio. Cazzo, che casino. Perché non l'ho caricato prima? Meno male che è abbastanza sensibile e non devo girarlo tutto per... Oh, porca troia! Questo è una scimmia. Oh, santo cielo, stai bene? Sì, sì, sto bene. Potevo morire forse qua. Porca miseria. Questo posto mi fa venire i brividi, ma non quelli piacevoli. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, fustacchione. Un totem. Ma che cazzo? Fortuna. Ma era piena di sangue. Io in una situazione del genere sarei già morto di claustrofobia. Dove cazzo andiamo ora? Andiamo di qua, vediamo se c'è roba. Pessimo. Strano posto per fumarsi un sigaro. È recente. Chissà chi è stato qui. Wow. Questo posto sembra antico. Porca caverna. Questa è la roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero. Oh! Madonna santa. Stai bene? Okay. Non ho avuto abbastanza paura.
c'è tanto paura, mo. C'è qualcosa però di strano in questo posto. Sì, la morte. Meglio se ce ne andiamo. Ok, qua c'è una cosa che sbrilluccica. Una merda. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Secondo me è il covo di quel tizio con lanciafiamme, là, quello che ci ha fatto il jumpscare prima. Perché altrimenti non si sa che cazzo ci sia qua. Finalmente, un barlume di speranza. Ok, siamo fuori. Finalmente, direi, siamo fuori. Siamo a quanti minuti? Ragazzi, ho scritto 14 minuti, ok. Penso che possiamo finire quando arriviamo al capanno, se non abbiamo cose avverse. Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera di siamo arrivati. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni angolo. va bene, ora non fare troppo il gradasso. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Succede? Wow! Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Ok, non mi piace sta storia. Dove cazzo devo andare? Qua. Ok, c'è stato un aggiornamento alla farfalla che voglio leggere. Ok, questo è nuovo, non sono affari tuoi, ok. Chris continua a fidarsi di Sam, ok. Ashley incoraggia Matt a usare il binocolo, Matt vede Mike ed Emily flirtare. Matt vede Mike ed Emily flirtare, Matt affronta Mike e basta. Matt si schiera con Jessica durante il litigio con Emily. Ok. Mike accorre subito in aiuto di Jessica. Jessica apprezza l'eroismo di Mike. Beh, direi che siamo a buon punto. Forse. Se non moriamo ora, tipo. Questa musica mi prepara un jumpscare. Jump cosa. Attento, scemotto! Topi con le ali. Stavo solo per... Stavo solo... rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile. Sì, ho molto amore da dare. Oddio, sono saltato all'aria io però. Che bene, siamo così arrivati. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike! Hai qualcosa sulla faccia? Boom! Ok, ok. Se le cose stanno così... Dove è andato? Jess? Jess!
Ok, siamo alla seconda parte. Sammy! Sì? Sammy, mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Oh, non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Ok. Andiamo. Come fanno ad avere acqua calda? Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Ok, siamo con Samantha. Quindi io direi che sono 20 minuti di registrazione. Quindi direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo in un prossimo. Ciao e a presto.